All'ABC di Amsterdam, mille canali con Filippo Chiesa, videomaker. Filippo, tu sei impegnato spesso nelle dimostrazioni di camere, cinecamere, come le chiamo io, di vari brand. Qui all'ABC, dopo il NAB, con le varie proposte, tante le novità dai diversi brand, molto interessanti sia per prezzo che per caratteristiche. Come bisogna oggi affrontare una scelta su questo specifico mercato tecnologico? Ma innanzitutto capire quali sono le proprie esigenze lavorative, questo è fondamentale, e sapere che in media dopo 2 anni una macchina viene quasi sempre sostituita, poi chiaramente dipende dai brand, ma normalmente è così. Oggi le caratteristiche più interessanti quali sono con gli ultimi prodotti usciti? Sicuramente il 4K, che sia in camera o comunque esternamente, la macchina deve riuscire ad essere in grado di produrre immagini 4K. E per le esigenze magari un pochino più rivolte a pubblicità o a cinema, sicuramente il RAW, per la facilità di intervento e la possibilità che ti dà di recuperare insomma cose in post produzione, e l'ergonomia e la portabilità sicuramente dell'attrezzatura, soprattutto per gli one man band che, come tutti sanno, spesso e volentieri escono da soli o al massimo con un assistente, quindi più la macchina è leggera, compatta e comoda da utilizzare, meglio è. Parliamo anche di sensori. Sensori, se parliamo di macchine high-end, quindi macchine cinema, vediamo che sono quasi tutte, anzi tutte orientate al Super 35. Se passiamo a macchine di costi inferiori, sappiamo e vediamo che ci sono macchine con sensori differenti, quindi parlando di GH4, facendo dei nomi, che ha un sensore micro 4 terzi, parlando di Sony Alpha 7S, che ha un sensore full frame addirittura, che ha la possibilità comunque di registrare 4K attraverso comunque l'uscita HDMI sul registratore esterno. Forse un po' di confusione esiste invece tra le fotocamere che fanno il video, anche 4K ormai, e le videocamere, le cinecamere che invece sono dedicate a un utilizzo prettamente di ripresa cine-video. In questo caso come si affronta una scelta? Dipende sempre da tutto da ciò che dobbiamo fare e in quanto tempo lo dobbiamo fare, e soprattutto la comodità delle esigenze produttive. Quindi è chiaro che se hai la possibilità di noleggiare una macchina high-end è sempre meglio, perché comunque ti dà la possibilità di lavorare paradossalmente, anche se è una macchina più ingombrante, ti dà la possibilità di lavorare più velocemente, di avere un'immediatezza anche del file per la post-produzione, anche per i RAW, perché oggi vediamo RAW tipo quello di Red, che sono RAW leggerissimi e gestibili anche in post produzione con apparecchiature tutto sommato a prezzi abbordabili, quindi insomma varia tutto appunto dalle esigenze di produzione. E quali sono i prodotti che ti hanno colpito maggiormente in questo caso? Ma qui a livello di camera high-end non c'è stata una grossa introduzione di novità, sicuramente se parliamo di macchine interessanti a un prezzo abbordabile, la nuova Sony FS7 è sicuramente una macchina molto interessante, perché prende un po' le caratteristiche di quella che è la F5. Praticamente sono macchine molto molto simili. Poi altre aziende al momento, Canon non ha proposto niente di nuovo, Panasonic ha una macchina molto interessante che dovrebbe essere disponibile, la nuova Varicam con sensore Super 35. Ma lì siamo su una fascia di prezzo alta con delle caratteristiche molto importanti, quindi è un prodotto che ha una sua ragione sul mercato, perché? Guarda, quella è una macchina che secondo me è interessante per vari aspetti, un po' per il codec che registra in camera, la possibilità di fare RAW eccetera. È vero che è una macchina che è destinata più che altro al mondo dei rental. Una mia opinione personale è che dovevano mettere comunque un attacco PL asportabile, comunque dare la possibilità a chi utilizza altri tipi di ottiche che non sono le PL di poter inserire degli adattatori. E sicuramente poi qualche costruttore farà il suo prodotto da mettere sul mercato. A questo punto, dal futuro in questo specifico settore, cosa bisogna aspettarsi? Il futuro è un settore che va alla velocità della luce, come dico sempre io, quindi fare dei programmi sul futuro diventa difficile. Secondo me poi chiaramente il futuro potrebbe essere veramente quello della macchina autocostruita, tu mi dai i pezzi, io mi costruisco la macchina, quello probabilmente potrebbe essere il futuro, ma non ne sono certo, anche perché
ripeto, le cose vanno talmente veloci che diventa difficile fare dei pronostici su cosa ci offrirà il mercato nei prossimi anni. Filippo Chiesa, Antonio Franco, dall'ABC di Amsterdam per millecanali.it.